Che è una kimono girl? No, non farlo. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio di Pokémon Crepuscolo. Ragazzi, oggi sono tornato finalmente con un gioco RPG. Difatti questo non è il classico gioco Pokémon, ma è un gioco ovviamente con all'interno il tema Pokémon, ma in una versione molto più survival e molto più RPG. Diciamo similmente a quanto era Mad Father, gioco che ho portato quest'estate e se non avete visto la serie vi invito fin da subito a guardarla. Ragazzi, volevo iniziare questa serie perché mi chiedevate da tantissimo tempo un gioco come Mad Father. Ho trovato questo qua che comunque a tema Pokémon mi sembrava almeno dagli screen molto carino. Lo esploreremo insieme, vi invito fin da subito a lasciare un bel mi piace se l'idea vi interessa. Fatemi sapere se la volete come serie oppure se è meglio che lo lasci perdere. Ragazzi, new game. Ok, perfetto, stavo sbagliando i tasti. Sarà ovviamente non uno dei miei soliti video in cui cazzeggio, ma... Ok, c'è la classica musichetta. Perfetto. Sarà una serie molto più simile a Mad Father, se volete che diventerà una serie. Una serie. Oddio, lo schermo è piccolissimo, quindi... Ok, marzo. Non riesco a leggere. Ok, il font mi sembra da suicidio, sinceramente. Ok, siamo gold, ok, Ethan. Finalmente siamo fuori dal bosco dei lecci. Guarda, Brando, oddio, non dirmi che ha chiamato su qui lava Brando, ti prego. Stiamo quasi per arrivare a Goldenrod City, quindi a Fiordropoli. Ce l'abbiamo fatta prima che arrivi l'oscurità. Non è fantastico? Ok, perfetto. Quindi immagino di dovermi muovere verso Golden Root. Ok, sì, ha chiamato effettivamente qui lava Brando. Forza Brando, andiamo a trovare il centro Pokémon per te. Dobbiamo evitare l'erba alta. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Ho il controllo del mio personaggio. Allora, non sapevo fosse ambientato sinceramente esattamente a Johto, come la nostra serie a Soul e buonanotte a Earth Gold. Ah, tra l'altro non posso proprio andarci nell'erba alta, perfetto. Ok, spero che si veda. Ok, perfetto, non possiamo entrare nella pensione. Stavo dicendo qualcosa. Sì, spero che si veda bene lo schermo perché è molto piccolo. Spero che la registrazione non venga sgranata. Aspettate. Sono abbastanza convinto che sia diventato più scuro. Ne sono fermamente convinto. Ok, perfetto, eccolo lì il centro Pokémon, giusto. Stavo andando non si sa dove. Ok, entriamo. Cosa? Ok, perfetto, è chiuso, infatti non riuscivo a entrare. E mo? Com'è possibile tutto ciò? Non mi è mai successo. Già iniziano le cose strane, ottimo. Penso che bisogni chiedere ai cittadini. Ok, perfetto. Andiamo a chiedere a sti cittadini. Allora, oddio, madonna, è tutto chiuso, ma che è? Allora, basta con sti scherzi. Perché continua a diventare buio come se diventasse notte? Chiuso, strano. Davvero è tutto... chiuso. Oddio, non so, è chiuso davvero tutto, qualsiasi cosa è chiusa, madonna, e io che devo, dove devo andare? Ok. Che è una kimono girl? No, non farlo. No, no, ok. Avevo tipo la paura che venisse presa da un treno, tantissimo. Ehi, mi senti? Ok. No, Cristo Dio, è inquietantissimo. Tirala sotto, fate passare il treno, tiratela sotto. Donna, ok, siamo sicuri che è una donna? Oh Gesù. Allora, il rumore non è bellissimo, effettivamente. Stai sanguinando? Lascia che io ti aiuti. Non è una grande idea. Gold, ascolta, Ethan, come ti chiami? Vai via. Mi puoi dire che cosa è successo al centro Pokémon? Stranamente è chiuso. Forse è legato a... Che è, Scott? Un altro corpo morto. Ah, ok, sono zombie. Ok, penso che l'abbia seccato. Oh. Con che cattiveria l'ha seccato? Ah, maledizione, questo era il mio ultimo proiettile. Cosa? Oh mio Dio, perché hai ucciso quella donna? Assassino! Ok, a quanto ho capito sono zombie. Se non l'avessi colpito, in questo momento saresti morto, ragazzo. Ma che... Ok, evidentemente Gold sta capendo.
No, ste transizioni de merda no, però. Voce 1. Il ragazzo ha subito uno shock e ha perso la sua coscienza, penso. Probabilmente si sveglierà presto. Ok, perfetto. È un po' difficile leggere i testi. Non sono io il problematico con l'inglese, sono i testi che sono problematici. Guarda se è Billen, io leggo, che o non so cosa voglio dire o leggo male. Se lo è, gli faremo un processo. Ok, perfetto. E sta bene, non ti preoccupare. Madonna, ma... Cioè, allora, ricapitoliamo. Ma che... Aspettate. Cioè, questo qua era solo l'intro. Allora, vediamo di capire qualcosa. Allora, siamo arrivati a Golden Road City, che sembra essere invasa da dei zombie, che mi ricorda molto Snakewood come cosa. Ok, ci siamo svegliati. C'è una nonnetta e Scott. Io lo chiamerò Scott per convenienza. Oh, sei sveglio finalmente. Come ti senti, ragazzo mio? Ah, ok, sembriamo effettivamente abbastanza scioccati. Dove sono? Chi sei tu? Non ti preoccupare, tesoro. Tesoro, oddio, no, stammi lontano, ti prego, no, che poi mi accusano di stuprare le donne. Stai bene adesso. Mi chiamo... Io leggo Marlo con l'H, non so voi. Ok, perfetto, siamo nei sotterranei di Fiordoropoli, perfetto. Hai avuto uno shock e Dave ti ha portato qua giù, ti ha trascinato qua giù. Dave, ok, perfetto, non è Scott, è Dave. Sono il ragazzo che ti ha salvato là fuori. Che ti ha salvato il culo là fuori. Attenzione, raga, a questi francesismi. Ho utilizzato il mio ultimo proiettile per te. Ok, calma, scusa, mi dispiace averti attaccato così. Ah, hai sparato a quella donna. Aspetta un attimo. Brando! Brando! Cosa è successo al mio Quilava? In che senso? Oh no, non ti dimmi che sta male. Mi sa che. Lava, lava, Quilava. Quest'era. Oh. Stai bene? Ah, ok, perfetto, non lo vedevo e basta. Ok, no, quella lì è l'infermiera Joy normale, sì, me lo confermate. Ah, ok, quindi penso che la città sia stata conquistata dagli zombie e loro si siano rifugiati nei sotterranei. Tipo Snakewood, raga, tipo è Snakewood. È l'erede di Snakewood, sto gioco. I've been healed. Le sue ferite sono state curate e i pipì di Quilava sono totalmente recuperati. Ok, perfetto. Mi mancava tradurre dall'inglese all'italiano. Come ti senti, ragazzo mio? Pensi di poter già stare in piedi? Io penso di sì. Ok, perfetto. Su, Madonna, raga, queste transizioni. Io lo so già che a un certo punto una di queste transizioni qua mi fa venire fuori un jumpscare di quelli. Purtroppo, raga, lo schermo lo devo tenere piccolo perché se lo tengo largo non riesco materialmente a registrare. Quello sarebbe un problema per la serie se non riesco a registrare. Quindi, purtroppo mi tocca. Puoi dirmi dove diavolo siamo? So che sono... Ok, Aim non è staccato, però vabbè. So che sono nei sotterranei adesso. Ma che cos'è questo posto? E perché Dave ha sparato a quella donna? Era semplicemente... ferita. Ok, stavo per dire infortunata, ma era troppo calcistico come termine. Siamo nella casa sicura. Che si trova nei sotterranei di Golden Road City. Ok, sì, ogni tanto dirò Fiordropoli, ogni tanto dirò Golden Road, ogni tanto dirò Golden Route, non me ne vogliate. Abbiamo qualsiasi cosa ci serva: letti, cibo e rifornimenti medici. Stiamo bene qua, per ora. Siamo salvi per ora, qua. Salvi da cosa? Ma di che cosa stai parlando? Quella donna che ho sparato non era più una donna, perché era già morta. Morta? Ma si stava muovendo! Sì. Non sono proprio morti e non sono nemmeno vivi in realtà. Loro? Sì, loro. The Living Death, forse ho letto, non lo so, ho skippato. Zombie, Romri, Lame Brain Infected, whatever. Ok, qualsiasi cosa, insomma. Qu qualsiasi cosa essi siano, sicuramente non sono né morti né vivi, quindi li chiamerei zombie o per comodità. They spread out everywhere and they just... Ah, si sono sparsi ovunque e vogliono solo un'unica cosa. Carne fresca. Ottimo.
Quella donna che ho sparato voleva mangiare te e il tuo Quilava. Benissimo, l'avevamo intuito comunque. Di che cosa stai parlando? Questo non può essere. Purtroppo è verità. If she has been in you. Ok, Billen suppongo. Non so, catturato, mangiato, una roba del genere, insomma. Se t'avesse preso, saresti diventato uno di loro. Cosa? Io non sto capendo. Una volta che vieni. Ah, Bitten! Bitten morso dovrebbe essere. Una volta Bitten dovrebbe essere morso. Forse, eh? Forse sì, raga, ok. Direi che possiamo tradurlo con morso. Una volta che vieni morso da un infetto, ti sentirai subito male. Il tuo corpo inizierà ad aumentare di temperatura e la febbre ti ucciderà presto. Ma il problema è che non rimarrai morto per sempre, no? Diventerai una sorta di creatura non morta. Ah, ok, without any conscience, senza alcuna coscienza. Questo è semplicemente un brutto sogno, vero? Vi prego, ditemelo, ditemi che sto sognando. Vorrei che fosse così. Ma qui c'è un vaccino o qualcosa del genere, vero? Non penso proprio. Nessuno sa che cosa abbia causato queste infezioni. L'unica cosa che posso fare è sopravvivere. Ok, perfetto ragazzi, quindi abbiamo capito che siamo in un'invasione zombie terrificante che dobbiamo cercare di salvarci. Io sono veramente curioso di vedere come andrà a finire sta cosa. E se provassimo a scappare dalla città? No, impossibile. Those walkers? Questi... Those walkery, those walkers, non riesco a capire cosa c'è scritto. Insomma, questi stanno da tutte le parti e fuori le strade sono addirittura peggio. Sfortunatamente, chiunque... Ah, ok, chiunque abbia avuto un Pokémon di tipo volante se n'è andato e ci ha lasciati. Quei maledetti, quei bastardi egoisti. Beh, giustamente, raga. Anche la capo... bastard! Sempre detto che sei una troia. Anche la capopalestra, raga, se n'è andata. Ah, comunque, nel caso vi stesse chiedendo l'ambientazione, sono le 2 di pomeriggio, però ho chiuso le persiane per renderla un po' più cupa. Quando Brando e io siamo venuti dal bosco dei Lecci, non abbiamo visto nessuna cosa. Come? Impossibile. Il bosco dei Lecci è pieno di questi mostri. Sei stato solo fortunato per non essere stato visto da loro. Se moriremmo istantaneamente se provassimo ad andare là. Noi rimarremo qua. Siamo fortunati che questa casa sicura sia stata creata qualche anno fa. Ma ci sono ancora delle cose da fare. Se vuoi rimanere qui, devi lavorare con noi tutti insieme. Vieni quando sarai pronto per il tuo primo compito. Ok, possiamo muoverci. Ragazzi, io direi che possiamo concludere qui l'episodio, che è durato già abbastanza. Io spero che questa trama vi stia intrigando come sta intrigando me. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace, ma soprattutto commentate dicendomi se volete che questa serie prosegua. Non lo so, proviamo a raggiungere almeno 100 like per vederla sul canale un'altra volta. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e... Risponde, no, non c'è una domanda del giorno. Oddio, cosa sto facendo? Passate dai social che trovate in descrizione, oltre ovviamente a premere la campanella per rimanere sempre aggiornati con i feed che si spera arrivino. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.